4-1, un risultato pesante per il Villaggio Europa Rende. Lo commentiamo insieme al direttore sportivo Salituro, che ringraziamo, ecco, per essere buonasera qui con noi. Buonasera, ben trovato. Grazie. Se non mi sbaglio, avete aperto voi le marcature oggi? Sì, come al solito abbiamo, come approccio alla gara, era cominciata bene, abbiamo segnato, abbiamo creato qualche altra occasione per cercare di giocare la partita, però purtroppo poi abbiamo perso in malo modo, giocando male, a differenza delle altre partite. È una partita che poi alla fine il Cassano fosse anche meritato rispetto alle altre volte, dove avevamo giocato sicuramente sì, meglio rispetto alle altre partite, raccogliendo poco. Sì. Ecco, anche perché arriva come sconfitte abbastanza anche pesante dal punto di vista numerico, perché subite 4 reti in rimonta, sì, tra l'altro. Sì, sì, è vero, è vero. Ripeto, la cosa preoccupante è che rispetto alle altre prestazioni, dove abbiamo sempre dimostrato di saper giocare a calcio, oggi purtroppo abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre aspettative. Ecco, classifica che in questo momento vi vede, diciamo, ai margini della zona play-out, distante 4 punti. Ecco, vi guardate chiaramente alle spalle e pensate anche a questa finestra di mercato che si avvicina? Ma sicuramente ci guardiamo alle spalle, poi è una cosa... È certo che nessuno di noi si aspettava, in primis anche io, che a questo punto del campionato avessimo questa classifica. Sì. Purtroppo, niente, come eravamo partiti bene più o meno all'inizio del campionato, per poi, ripeto, l'unica cosa positiva era le prestazioni a livello di gioco, ma i risultati sono arrivati in pochissime occasioni. È normale, mo bisogna vedere alla società cosa intende fare, se come è stato detto poco fa, cercare di fare un campionato da questo punto di salvezza, una salvezza tranquilla, sì, o se ancora la società ci vuole credere magari ad ambire una postazione per fare i playoff, anche se credo che quest'anno i playoff servono a ben poco. Sì, però, no, purtroppo adesso, sì. Quindi, guardando quanto accade in Serie D, sembra difficile, però l'augurio è chiaramente che ci sia un cambiamento, una svolta per le calabresi di Serie D, però l'andamento sicuramente non è dei migliori. Quello che è evidente è una squadra che segna, ne ha segnate 17, per esempio il Sersale ha segnato 22 reti, la Rossanese che è in testa ne ha segnate 20, quindi il Villaggio Europa Rende, per quanto riguarda le marcature in attivo, è uno score importante, ma pesano sicuramente i gol subiti. Assolutamente, sì, anche se per la mole del gioco che abbiamo espresso in queste partite meritavamo di avere qualche rete in più, però purtroppo, come è stato detto, ci pesano parecchio anche i gol subiti, perché sono, se non sbaglio, quasi in tutte le occasioni tranne un paio di partite abbiamo subito delle reti. E poi sai, quando le cose poi vanno male, basta un'occasione come anche oggi su palle inattive, un po' di distrazione, un po' quello che ci portiamo dietro da diverse partite. Purtroppo ogni qualvolta c'è una minima distrazione subiamo gol e ci condannano a non fare, sì, fare i risultati. Ecco, e forse a livello caratteriale qualche ragazzo che magari vede la squadra soffrire, andare sotto e non reagisce, o non segue i dettami del mister, cioè avete individuato qualcosa del genere? Ma io penso che per l'organico che abbiamo, quando le cose poi vanno in questa direzione, credo che sia un po' causa di tutte le componenti, cioè sia a livello caratteriale, a livello magari che i ragazzi non seguono tutto quello che chiede il mister, però ripeto, purtroppo nessuno di noi si aspettava che a questo punto dell'annata eravamo in questa posizione, certo, quindi sicuramente sono stati commessi degli errori che vanno in qualche modo corretti. Grazie, certo, Salituro, per l'intervento. Buona grazie serata.